Si chiama Giulianova Fishing for Litter, il progetto finanziato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ha permesso la creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini rinvenuti accidentalmente dalle imbarcazioni partecipanti alle iniziative presenti nel circondario marittimo di Giulianova. La finalità del progetto è quella di contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini attraverso azioni specifiche messe in campo dai pescatori durante la normale attività di pesca. Ma sono dei progetti importanti, cioè come Regione Abruzzo ci crediamo fortemente in questo tipo di attività, di iniziative, le finanziamo con il FEMP, che è il Fondo della pesca, insomma, che va proprio incontro a quelle che sono le esigenze oggi fondamentali per la qualità delle acque, per la qualità del nostro peccato, per la qualità del nostro mare. Questo progetto che ci vede oggi protagonisti qui a Giulianova nasce proprio da questo principio, da questa azione che vede il coinvolgimento dell'ente porto di Giulianova, ovviamente, che ha coinvolto i pescatori e che fanno questa azione di raccolta dei rifiuti in mare, diciamo, nel mentre che fanno la loro attività. Quindi abbiamo sostenuto tutta una serie di azioni, iniziative, di acquisti di attrezzature che vanno proprio nel cercare di recuperare il più possibile il nostro mare, che è un mare fantastico e che ha dei prodotti fantastici. Rientra proprio, ecco, nella strategia complessiva che la Regione Abruzzo ha, che si allinea con quella che è la strategia complessiva, diciamo così, sulla qualità delle acque, che è quella sul recupero del valore di quella che è il nostro mare, e quindi noi andiamo avanti con queste iniziative, così alla pari di tante altre iniziative che vogliono mettere in rete quello che è un sistema complessivo di conoscenza e di rendere la nostra costa come un punto di forza oggettiva per tutto l'Abruzzo.